Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui alla seconda lezione di questo corso di Python. Allora, oggi dovremmo riuscire a terminare la parte basic di Python, quindi finiremo le slide di quel blocco lì con alcune informazioni di base su strutture dati un po' più complesse, qualche primo accenno alle funzioni, ai file, eccetera. E ovviamente, come la volta scorsa, probabilmente nelle ultime 2 ore cercheremo di lavorare più, cioè cercherete di lavorare più voi. Poi dalla prossima volta passeremo a degli argomenti un po' più caratterizzanti di questo corso, che sono la programmazione funzionale e poi la ricorsione nelle ultime lezioni. Ho caricato sul sito del corso la soluzione al laboratorio della scorsa volta, quello che abbiamo fatto nelle ultime 2 orette, i 4 esercizi veramente molto facili della volta scorsa, e farò poi lo stesso la prossima settimana per il laboratorio di oggi. Ok? Dubbi, domande sulla lezione scorsa, sul corso in generale? No. Allora possiamo andare avanti. Ci eravamo fermati qui, se non sbaglio, quindi dobbiamo iniziare le liste. Che cosa sono le liste? Sono una struttura dati che ci permette di salvare un insieme di dati in sequenza ordinata per inserimento. Dati che possono essere anche di tipo diverso. Come vediamo qui nella slide, abbiamo una prima lista di frutti che contiene delle stringhe, doppi apici. Poi abbiamo una seconda lista count che contiene dei numeri, 1, 2, 3, 4, 5. E poi abbiamo un'altra lista un po' più strana, change, che contiene, come vedete, sia numeri che stringhe. Questo sembrerà strano, ma in Python si può fare. Anche se non ve lo consiglio molto, ok? Il fatto che si possa fare non vuol dire doverlo fare per forza, perché effettivamente può trarre un po' in confusione avere delle liste che mischiano un po' i tipi di dati. Quindi, di nuovo, una convenzione per noi è avere sempre liste che al cui interno ci siano degli elementi dello stesso tipo, quindi o stringhe, o numeri, o booleani, eccetera, eccetera. Come vedete, le liste si creano in questo modo, forse le avevamo già intraviste la volta scorsa. Vabbè, abbiamo il nome della variabile, uguale, l'assegnamento e poi le parentesi quadre, okay, per creare le liste. Se creiamo una lista con aperta quadra, chiusa quadra, senza niente dentro, stiamo creando una lista vuota che poi possiamo riempire. Lo vedremo dopo. Comunque, una caratteristica delle liste è che sono mutabili, a differenza delle stringhe, che sono immutabili, e delle tuple, che vedremo dopo. Stampare una lista, vabbè, se stampiamo, come sempre usiamo REPL per i nostri esempietti stupidi, definiamo una lista. Mia lista uguale un insieme di stringhe, per esempio. Pippo, Pluto, Paperino. Noi possiamo stampare direttamente la lista. Se facciamo una print della lista, vediamo un po' cosa ci stampa. Vedete, Python ci stampa brutalmente tutta la lista, incluse le parentesi e gli apici, che può servire in qualche caso, magari per, se vogliamo, debuggare un attimo, vedere cosa c'è nella lista per risolvere i nostri esercizi, ma è effettivamente un po' brutto da vedere. Se dovessimo fare un programma per un utente, ci piacerebbe stampare magari questi elementi in modo un po' più formattato, e vedremo dopo come fare. Con un ciclo for possiamo iterare su ogni elemento della lista e stamparne uno per uno, ma lo vedremo dopo. Possiamo anche, così come per le stringhe,
accedere ai singoli elementi della lista. Nelle stringhe potevamo accedere con l'accesso posizionale ai singoli caratteri della stringa, qui possiamo ad esempio accedere all'elemento a posizione 0 di questa lista to buy, che in questo caso è X. Vedete che adesso messo nella print effettivamente ci stampa l'unico elemento senza i vari apici e le parentesi, perché stiamo stampando un elemento preciso. Ovviamente gli indici anche qui partono da 0 e se proviamo a usare un indice fuori range, ovviamente riceveremo una eccezione. Quindi in questo caso, se provassimo a fare to buy di 3, riceveremmo una eccezione. Le liste, come detto, sono mutabili, quindi possiamo modificarle. Ad esempio, supponiamo di avere una lista di nuovo to buy con due elementi, stampiamo il primo elemento, che in questo caso è X, e va bene. Poi, se vogliamo, possiamo modificare direttamente l'elemento a posizione 0, quindi dire che to buy di 0, in questo caso l'accesso posizionale è a sinistra dell'uguale, quindi in quella casella lì della lista vogliamo togliere X e mettere Butter. E come vedete questo funziona e non dà nessun tipo di problema. Ok? Possiamo anche, visto che le liste sono mutabili, modificarle nel senso di andare ad aggiungere elementi via via. Come facciamo? C'è un metodo che le liste hanno che è il punto append. Quindi se partiamo da una lista, facciamolo come esempio, è meno noioso, abbiamo sempre la nostra lista con Pippo, Pluto e Paperino, supponiamo di voler aggiungere Topolino. Posso fare mia lista.append, che è un metodo della lista che ci permette di aggiungere un elemento per volta. Topolino. Ok? Se ora stampiamo la nostra lista, vedremo che, vedete, la lista è diventata da 3 elementi e passata a 4 con l'aggiunta di Topolino. Quindi l'append aggiunge in coda. Possiamo anche, se vogliamo, se abbiamo più elementi da inserire tutti nello stesso momento, usare il metodo extend. Il metodo extend, a differenza di append, può ricevere come parametro a sua volta un'altra lista. E quindi possiamo in sostanza fare come una concatenazione di queste due liste. Quindi ad esempio io potrei dire mia lista.extend e come parametro possiamo passargli una lista. Quindi tra parentesi quadre, ad esempio, qui qua. Quindi lui prende questi 3 elementi e è come se facesse un append per ognuno di questi elementi in coda. Vediamo un po'. Ok, vedete che la lista si è ingrandita con i 3 elementi che abbiamo passato nella extend. Ovviamente io qui questa lista l'ho definita al volo qua dentro, ma poteva essere in un'altra variabile e quindi qui passavamo direttamente il nome della variabile, tutto lecito. Quindi append, extend, la differenza è quanti elementi riesco ad aggiungere in una volta sola. E questo è quello che abbiamo fatto adesso. Si può anche concatenare con la più, così come concatenavamo le stringhe con la più, possiamo fare la stessa cosa con le liste. Questo è uguale a fare la extend, questa riga qui. Quindi qui, al posto di fare extend, commento un attimo, potrei fare mia lista uguale quello che c'era prima, quindi di nuovo mia lista, più quello che voglio aggiungere. Ecco, qui di qua, qui qua.
Ed è esattamente la stessa cosa. Se lancio, vediamo che la stampa è la stessa. Qui ovviamente dobbiamo solo fare usare questa sintassi dove diciamo assegniamo alla variabile la stessa variabile che c'era prima più quello che vogliamo aggiungere, mentre la extend la scriviamo direttamente così. Ovviamente, oltre a... c'è una domanda forse? Direi che è indifferente. Ok, potete scegliere. Ovviamente, oltre a modificare la lista aggiungendo elementi, possiamo modificare la lista togliendo elementi. Ad esempio, se io ho la mia bella lista con la mia lista della spesa, e non mi serve più l'ultimo elemento, cheese. Cosa posso fare? Posso fare lista.pop senza niente come parametro. Che cosa fa questo metodo che hanno tutte le liste? Cancella l'ultimo elemento. E quindi in questo caso la lista, facciamolo per sicurezza. Esempio, se vogliamo togliere qua l'ultimo elemento, possiamo fare mia lista. Punto pop. Andiamo a fare di nuovo la print. Pop ovviamente con le parentesi aperte e chiuse, per il momento vuote. Vuote vuol dire togli l'ultimo elemento inserito. Infatti vedete che la differenza è che qui non abbiamo più qua l'ultimo elemento. Alla pop possiamo anche passare l'indice, l'indice dell'elemento che vogliamo rimuovere. Supponiamo per qualche motivo che noi vogliamo togliere Paperino dalla lista. Noi sappiamo che Paperino è a posizione 0, 1, 2. Beh, possiamo fare mia lista.pop di 2. Togliamo l'elemento a posizione 2. Vediamo un po' se funziona. Direi di sì. Paperino è sparito e adesso a posizione 2 c'è Topolino, quello che veniva dopo. Ok, quindi questo per rimuovere elementi da una lista. Quello che c'è scritto. Possiamo fare ancora di più, possiamo anche eliminare oggetti passandogli direttamente il loro valore. Cioè, se noi vogliamo rimuovere il formaggio, ma non sappiamo in che posizione è nella lista, possiamo direttamente dire per favore arrangiati tu, io ti dico quello che voglio eliminare e quindi ti passo il valore, la stringa cheese da eliminare. Se veniamo qui, cancelliamo un po' di cose, se no torniamo a Pippo Pluto Paperino, posso dire per favore mia lista.remove, non l'ho menzionato, scusate, il metodo è remove, a cui possiamo passare l'elemento che vogliamo cancellare, non più l'indice. In questo caso supponiamo di voler cancellare Pluto. Proviamo un po', print mia lista, e infatti la lista contiene solo più due elementi. Quindi se sappiamo l'indice, arrivo subito, se sappiamo l'indice, meglio passargli l'indice, perché l'accesso posizionale è più veloce. Ma spesso non conosciamo l'indice di un elemento all'interno di una lista e quindi possiamo passare direttamente il valore. Dimmi pure, c'è una domanda? Questa è una bella domanda, non mi ricordo, ma possiamo provarlo. Penso che tolga solo la prima occorrenza, ma per non dire cavolate, lo proviamo. E infatti toglie solo la prima occorrenza che trova. Quindi anche questo bisogna tenerlo in considerazione. Cosa si può fare se vogliamo eliminare del tutto una parola? Beh, potreste pensare di, non lo so, magari convertire la lista in un set, che per definizione non può contenere elementi duplicati. Quindi togliendolo da un set con una remove, togli di sicuro tutti i Pluto perché al massimo ce n'è uno, però lì dipende dal, dalla
dal programma e da come decidete di risolverlo. Quindi questa è la remove. Qui sono solo esempi che abbiamo già fatto. Anche sulle liste, così come sulle stringhe, l'abbiamo visto la volta scorsa, si può usare l'operatore di slicing, lo slice operator. Vi ricordate cosa fa uno slice? Data una stringa, la volta scorsa abbiamo visto che possiamo prenderne solo un pezzo, dicendogli da dove partire, fin dove arrivare ed eventualmente lo step, cioè di quanti caratteri andare. Stessa cosa per le liste. Se vedete qui abbiamo la lista to buy di nuovo e ne vogliamo recuperare uno slice che va da posizione 1 inclusiva 0, 1, milk fino alla posizione 3 esclusiva e quindi fino alla 2 in sostanza, quindi 0, 1, 2 fino al cioccolato. Lo step non è specificato, quindi li prendiamo entrambi e vediamo che con lo slice abbiamo preso questa sottolista a partire dalla lista originale. Qui c'è una figura che spiega meglio graficamente quello che succede, ma dovrebbe già essere chiaro, inclusivo, esclusivo, eccetera. L'abbiamo visto n volte la volta scorsa, quindi direi che possiamo anche non soffermarci. Con lo slice possiamo anche fare delle copie di una lista, lo vedremo dopo perché è importante, ma sappiamo che se ci serve una copia della lista per lavorarci sopra senza modificare quella di prima, possiamo usare lo slice in questo modo, senza specificare né inizio né fine né step. Questo slice sostanzialmente riprende tutta la lista e la ritorna. E noi la salviamo in un'altra variabile, la nostra copia, su cui poi possiamo fare le nostre operazioni senza toccare to buy. Ma vedremo dopo un esempio più specifico. Per adesso è importante ricordarsi che con lo slice così si può fare una copia di una lista, di una stringa, di quello che c'è davanti, diciamo. Ok, sì, eventualmente si può anche usare lo slice per cancellare un pezzo di lista. Quindi con la parolina chiave del possiamo andare a cancellare da dentro to buy lo slice che va da 2 a 6. Quindi se partiamo da questa lista e per qualche strano motivo vogliamo tornare alla nostra lista che abbiamo ottenuto prima, quindi quella composta da soli due elementi, eggs e milk. Forse non era neanche questa la lista di prima. Comunque, supponiamo di voler ottenere questa lista qui, possiamo andare ad eliminare lo slice che va da cioccolato a formaggio, da 2 a 6. Qual è la differenza qui? Perché noi potremmo usare lo slice per ottenere direttamente questa sottolista, giusto? E otterremmo sempre eggs e milk. Qual è la differenza di usare invece l'approccio inverso? Cioè, al posto di ottenere quello che ci serve, cancellare quello che non ci serve? Con questo modo strano qui con la del. Esatto, bravo. La differenza è che lo slice in realtà ci ritornerebbe una copia, una sottolista che è copiata e me la restituisce, io posso farci quello che voglio. Facendo così io vado a cancellare direttamente nella lista originale e quindi modifico direttamente to buy. Questa è la differenza che bisogna avere ben chiara perché altrimenti poi non si capisce più. Perché questa lista ha meno elementi di quelli che mi aspettavo? Perché in questo caso, con questa sintassi qui, ci
stiamo andando a cancellare direttamente in quella lista. Poi, quale sia la scelta migliore, non c'è una risposta precisa, dipende da come scrivete il programma, da cosa vi richiede, eccetera. Dello slice che contiene solo gli elementi che voglio mantenere di fatto, mi pare a Sì, cancellare. quindi se facessi to buy da 0 a 3, sì, in quel caso ovviamente se riassegnate le cose, ovviamente è equivalente a fare questa cosa qui. Ok. Questo è un po' quello che dicevamo prima. Uno slice ritorna una nuova lista. Però possiamo anche fare un assegnamento a uno slice, cioè facciamolo qui. Supponiamo di avere una lista numeri uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se noi facciamo uno slice su numeri, tipo numeri da 0 a 3, questo ci ritorna una sottolista 1, 2, 3, che però è una nuova lista. Okay? Se noi assegnassimo questa cosa qui a un'altra variabile, tipo numeri mod, se ce la faccio, numeri mod diventa un'altra lista su cui possiamo lavorare senza sporcare, diciamo così, numeri. Quindi lo slice ritorna una nuova lista, una nuova sottolista. Però possiamo fare anche qualcosa di particolare, cioè usare lo slice a sinistra dell'uguale. Quindi usare uno slice dal punto di vista dell'assegnamento. Ad esempio, potremmo dire che i numeri, la mia lista numeri da 3 alla fine, non metto niente, non mi piacciono e voglio tutti zeri. Che cosa succede? Usando lo slice a sinistra dell'uguale, stiamo andando a modificare direttamente la lista numeri e gli stiamo dicendo: dalla posizione 3 inclusiva fino alla fine, non ho scritto niente dopo due punti, togli quello che c'era e metti 0. Se andiamo a stampare print, numeri, no. Ah, ok, qui ho fatto un errore. Perché mi dà errore? Perché io gli ho detto: per favore, da posizione 3 fino alla fine metti uno 0, ma gli ho detto solo uno 0, mentre di qua sto selezionando n caselle. E quindi lui non capisce, no, non è così intelligente da dire: ok, replico lo 0 su tutte le caselle. Dobbiamo andargli a dare, in questo caso partiamo da 0, 1, 2, 3, da questa qua inclusiva, quindi abbiamo una, due, tre caselline. Come facciamo a dargli di qua tre zeri? Zero per tre così? Ok, perfetto. Potremmo usare la moltiplicazione, non mi ricordo più il termine esatto, delle liste. Cosa fa questa sintassi? Prende questo 0 e lo trasforma in una lista di 3 zeri. Alternativamente potevamo anche fare così, credo, eh? Ok, però vediamo un po'. Ok, funziona. Vedete, gli abbiamo passato 3 zeri da mettere in queste posizioni e lui al posto di 4, 5, 6 mi ha messo i 3 zeri. Quindi la differenza è che lo slice usato da questa parte non ritorna una nuova lista, ma va a modificare quella originale.
Va bene, qua è lo stesso esempio che abbiamo fatto, almeno simile. Ho una differenza tra stringhe e liste, perché noi potremmo vedere le liste, e di fatto lo sono, come una sequenza di caratteri, no? Ma in realtà, anche se la stringa è una sequenza di caratteri, una lista di caratteri non è una stringa. E qui conta il concetto di immutabilità e immutabilità. Se vogliamo, possiamo, per qualche strano motivo potrebbe servirci, possiamo trasformare una stringa in una lista con la funzione built-in list. Quindi noi andiamo qua, ho una stringa. Ok? Se la vogliamo vedere sotto forma di lista, possiamo usare la funzione built-in list a cui passiamo la nostra stringa. Se vedete la print, vedete che non è più una stampa di una lista classica, ma è di una stringa classica, scusate, ma è proprio una lista con le parentesi quadre in cui ogni elemento è il singolo carattere della stringa. Anche qui non è detto che vi serva, però è bene saperlo. Vi può servire, ad esempio, non lo so, sapendo che le stringhe sono immutabili, se le trasformate in una lista potete cambiarne i vari caratteri, perché le liste sono mutabili. Altri metodi che possono essere utili o no, ma è bene conoscerli. Data una stringa, al posto di usare la funzione list, possiamo usare il metodo, quindi vedete che è richiamato con un punto dopo la stringa, il metodo split. Che cosa fa? Il metodo split prende la stringa originale, this is MI, era il nome di un corso, e la divide in parole, restituendovi una lista delle parole contenute nella stringa originale. In sostanza divide per gli spazi, no? E quindi qui ci ritorna una lista di tre elementi, la stringa this, la stringa is e la stringa mi. Copiare liste. Mi sono perso. Ok. Vediamo qui una cosa importante da capire. Magari facciamolo facciamolo su Python Tutor. Allora, è la prima volta che lo usiamo, ma ve l'avevo accennato la volta scorsa, questo tool online che si chiama Python Tutor. È simile a REPL, vi permette di scrivere codice online, ma in più vi dà anche una rappresentazione visuale di come sono salvate le variabili in memoria e quindi potete vedere bene che cosa capita, se riusciamo ad aprirlo. Ok, dicevamo, Python Tutor, abbiamo una finestra dove scrivere codice. E poi possiamo cliccare su visualizza esecuzione per vedere passo passo che cosa succede. Allora, che cos'è che vogliamo fare? Vogliamo definire una lista, farne un assegnamento e poi vedere che cosa accade quando aggiungiamo alla lista originale. Ma vediamo di farlo qui. Quindi, zoom. Una lista di frutti. Ok. Poi supponiamo, ok, mi serve anche una copia della mia lista per qualche strano motivo, ci voglio poi lavorare sopra. Allora potrei definire una lista di frutti favoriti. A me verrebbe da dire, ok, facciamone una copia facendo così.
Poi, per qualche motivo, aggiungiamo un frutto alla nostra lista originale. Lemons. E poi dico, i frutti sono fruits, mentre i miei frutti favoriti sono cosa vi aspettate? In teoria ho definito una lista, ne ho fatto una copia in un'altra variabile e poi ho aggiunto un frutto nella mia lista originale. Cosa vi aspettate dalle due print? Anche questi potrebbero essere classiche domande da prima parte di esame, magari un po' più complicato, ma non molto di più. Ok, lui dice tutte e due le print stamperanno tutti e tre i frutti, compresi i limoni. Qualcuno ha qualcosa in contrario? Possiamo provarlo. Clicchiamo su visualizza esecuzione, vedete ci porta in questa schermata dove abbiamo il cursore rosso che ci dice dove il programma è fermo attualmente. Attualmente non abbiamo ancora fatto niente, quindi il programma è fermo all'inizio. Possiamo eseguire passo passo ogni riga di codice col pulsante Next oppure andare direttamente all'ultima eseguendo tutto. Ok. Proviamo a far passo passo. Vedete, sulla destra ci presenta, ci dà una rappresentazione abbastanza fedele di quello che succede in memoria. Quindi qui abbiamo la nostra lista frutti, che contiene due stringhe, che è salvata in un certo punto della memoria, e poi abbiamo la nostra variabile, che è un riferimento a quell'oggetto lista che sta in memoria. Andiamo avanti e già qua con la prossima next capiamo cosa succede. Vedete, facendo l'assegnamento con l'uguale, in realtà non stiamo facendo nessuna copia. Quello che stiamo facendo è creare un nuovo riferimento, frutti favoriti, verso la lista che avevamo creato prima. Quindi in realtà adesso abbiamo due variabili che puntano allo stesso oggetto. Ovviamente, se noi facciamo un append su frutti, la lista è sempre una sola. Modificheremo l'unica lista che c'è in memoria. E in questo modo anche i nostri frutti favoriti vedono, in sostanza, detta male, vedono le modifiche fatte sulla lista originale. E quindi le due print che ci stampa questo sito qui in alto, sono esattamente uguali, ok? Quindi con l'assegnamento non stiamo facendo una copia della lista, stiamo semplicemente definendo un altro riferimento per la stessa lista. Un modo per fare una copia vera e propria della lista, senza sporcare quella originale, cosa che può servire, anzi capita molto spesso nei programmi, e come abbiamo visto prima, se clicchiamo su Edit Code, torniamo qui, usare lo slice in questo modo. Prendiamo uno slice, diciamo, intero della lista, ma lo slice ci ritorna una nuova lista. E quindi in questo caso, se non abbiamo sbagliato niente, vediamo un po', next, la prima lista, next, vedete, lo slice ha fatto sì che in memoria adesso ci siano due liste diverse, uguali per adesso, ma diverse. E quindi frutti punta a una e frutti favoriti punta all'altra. Se facciamo adesso l'append a frutti, ovviamente viene influenzata solo la lista originale,
mentre l'altra, i miei frutti favoriti, rimane uguale. Last. E infatti la seconda print adesso è diversa, stampa solo i due oggetti, le due stringhe che avevamo in frutti favoriti all'inizio. Oltre allo slice è anche possibile, tutte alternative valide allo stesso modo, usare la funzione list che abbiamo già anche visto prima. A list possiamo passare qualunque tipo di sequenza. Prima ci avevamo passato una stringa, qui ci passiamo una lista. Quello che fa questa funzione è prendere la sequenza che gli viene passata e trasformarla in una nuova lista. Qui prende una lista e la trasforma in una nuova lista, senza modificare niente, ma comunque ci restituisce una lista nuova. E infatti il comportamento è lo stesso di quello di prima. Comunque, questo tool è molto utile per, appunto, quando uno ha dei dubbi, ok, ma sto facendo veramente una copia oppure no? Come sono salvate le mie variabili? Vengo qua, scrivo il mio pezzo di codice che voglio ispezionare e lo provo potendo vedere cosa succede. Beh, ovviamente non si potrà usare all'esame. C'è forse ancora un altro modo? Ah sì, usare la extend. Quindi creare una lista vuota ed estenderla con tutti gli elementi della lista originale. Fare così in sostanza. Edit. Creare una lista di frutti favoriti inizialmente vuota e poi estenderla. Punto extend con la lista originale. Questa è la terza opzione. Ok? Però adesso è sempre una lista nuova perché l'abbiamo creata qui da zero. L'abbiamo creata vuota e poi la riempiamo. E quindi avremo sempre next una lista nuova che all'inizio è vuota e poi ne facciamo l'extend con tutti e tre i modi sono validi allo stesso modo. È chiaro però il concetto base è che l'uguale da solo, quindi l'assegnamento, non crea una nuova lista, ma crea soltanto un riferimento a quella lista esistente. Se ne vogliamo una copia, dobbiamo fare un po' di lavoro in più. Vabbè, ovviamente ci sono n altri metodi, funzioni per le liste che potete, anzi vi invito quando vi serve qualcosa a consultare anche la documentazione di Python che vi ho linkato qui. Quindi se vi serve qualcosa, qualche metodo strano per le liste, prima di andarvelo a implementare, magari andate a vedere se magari c'è già il metodo apposta per fare queste cose. Mi viene in mente, tipo, se devo trasformare una stringa da minuscolo in maiuscolo, c'è di sicuro un metodo, ora mi sfugge il nome, il metodo esatto, ma sarà to uppercase o qualcosa del genere, che data, o forse solo upper, che data una stringa me la trasforma direttamente in minuscolo, me la trasforma in maiuscolo. Ok? Quindi vado sulla documentazione, vedo come si chiama il metodo e lo uso. Anch'io non me ne ricordo tutti a memoria, però. Ovviamente all'esame la documentazione potrete consultarla, quindi se durante l'esercizio non vi ricordate un metodo, il nome di un metodo, potete usare la documentazione, per cercarlo. Quindi anche per questo motivo vi consiglio già di darci un'occhiata, così vedete come è organizzata e riuscite a cercare bene tra i vari metodi. Ok, domande sulle liste? Possiamo. C'è una domanda? No. Ah no, scusa, pensavo a nessuna domanda. Passiamo alle tuple. Allora, l'unica differenza che c'è tra tuple e liste è che le tuple sono immutabili, d'accordo? Con le liste abbiamo visto che possiamo modificarle, aggiungerci elementi, cancellare un elemento a posizione 0, modificarlo con un altro. Con le tuple no.
Quindi, come per le stringhe, data una tupla, se vogliamo modificarla, l'unica soluzione è ricrearne una nuova e restituirla. Vedete che anche qui abbiamo una struttura dati che contiene un insieme di elementi. Anche qui in teoria potremmo avere elementi di tipo diverso, ma vi consiglio di non farlo. Nella definizione l'unica differenza sono le parentesi, che al posto di essere quadre sono tonde. Si possono creare tuple a partire da liste grazie alla funzione built-in tuple. C'era la funzione list, c'è anche la funzione tuple, quindi la funzione tuple, alla funzione tuple gli possiamo passare qualunque sequenza, in questo caso una lista, e lui mi ritorna una nuova tupla che possiamo salvare da qualche parte. Se vogliamo creare delle tuple con un elemento solo, bisogna stare attenti, perché se volessimo usare solo le parentesi tonde, cioè a noi verrebbe da far così. Andiamo un po' su REPL. Ok. Supponiamo di voler creare una tupla con un elemento solo e poi magari questa tupla la... No, niente, scherzo, non potremmo poi modificarla, vedete che bisogna stare attenti, ma comunque per qualche strano motivo ci serve una tupla di un elemento. Non possiamo fare così, perché altrimenti queste parentesi verrebbero interpretate da Python come delle parentesi per eseguire un'operazione matematica, tipo 1 più 1 diviso 2, ok? Quindi se vogliamo creare tuple di un unico elemento, dobbiamo metterci una virgola dopo l'elemento. Oppure, anche senza parentesi, questa sintassi ugualmente ci crea una tupla di un elemento. È strano, avere una tupla da un elemento, quindi non credo capiterà. Però se vedete in giro in qualche programma delle sintassi del genere, è per creare una tupla di un singolo elemento. Per creare una tupla vuota... Mi scusi? Sì? C'è una domanda? Una domanda, ma le tuple sono come le liste che non si possono modificare? Cioè come le liste che... si possono modificare come le stringhe che non sono modificabili? No. Allora, come ho detto prima, la differenza principale tra tuple e liste è che le tuple non si possono modificare, mentre le liste sì. Quindi le tuple sono immutabili, okay? Ok? Come le stringhe. Quindi non posso fare una cosa del genere, tipo 1, 2, 3, ok? Non posso fare così. Mia tupla di, ad esempio, 1 uguale, voglio cambiare l'elemento a posizione 1, mettiamo 6. Se faccio una cosa così, lui si arrabbia. Mi dice che una tupla non supporta item assignment, che vuol dire non si può modificare. Invece, non posso... nel caso... Sì, invece nel caso di una lista non ci sarebbe problemi a farlo. Nel caso di una lista invece non ci sono problemi. Infatti se cambio solo le parentesi lui lo fa, e se faccio anche una print vedremo che l'elemento 2 è diventato 6. Ok? Okay, grazie. Prego. Va bene, questo è fatto. E quindi non stiamo lì a perdere troppo tempo sulle tuple, perché concettualmente sono come le liste, con l'unica differenza appunto che non si possono modificare, quindi che non hanno l'append, non hanno altri metodi per modificare. I set sono un'altra struttura dati che hanno questa grossa differenza con le altre sequenze, differenza che è quella di non poter contenere elementi duplicati. Quindi questi due set qui vanno benissimo, perché come vedete sono elementi ben distinti, no? Stringhe diverse, eccetera. I set si definiscono con le parentesi graffe
E quindi, ops, no. Ok, qua. Mio set. Quindi un set con i valori 1, 2, 3 è perfettamente lecito. Perché sono tutti numeri ben distinti. 1, 2, 3. Un set 1, 2, 3, 3 invece inizia ad avere dei problemi. Perché? Perché appunto contiene due volte il 3. Lui però è furbo, nel senso furbo, non so se furbo o no, però funziona così. Quando trova degli elementi duplicati, ne mantiene solo uno. Ok? Quindi in questo caso i due 3 sono collassati in un unico 3, ma potrei averne una sfilza e lui continua a essere un set di 3 elementi. Quindi i set sono molto utili tutte le volte che dovete salvare dei dati che sono univoci, non lo so, un set di matricole, un set di codici fiscali. E poi è molto utile anche usare il set quando appunto ci serve sapere tutti gli elementi univoci che sono contenuti ad esempio in un'altra struttura dati. Cioè, supponiamo io ho una lista di numeri e voglio estrarre da questa lista tutti i numeri univoci che ci sono in quella lista. Oppure, non lo so, ho una lista di nomi, voglio avere tutti i nomi univoci che ci sono, solo i nomi univoci che ci sono lì in quella lista. E beh, posso usare, come c'era la funzione list, c'era la funzione tuple, c'è anche la funzione set. E quindi, dalla lista, mia lista, posso passare al mio set uguale set, a cui posso passare la mia nomino, mia lista. Ok? Questo torna molto utile quando dovete recuperare da una struttura dati che ha elementi anche potenzialmente duplicati solo gli elementi univoci. Vabbè, questo l'abbiamo visto. Ad esempio, ecco, ovviamente la funzione set si può usare anche passandogli una stringa. Se voglio avere tutti i caratteri che sono contenuti nella stringa Pippo, quindi saranno P-I-O, posso creare un set. Vedremo dopo un esercizio in cui forse questa strategia potrà essere utile. Non mi ricordo, forse sì. Vabbè, questi sono i risultati. Per creare un set vuoto, purtroppo non possiamo usare le parentesi quadre, le parentesi, scusate, graffe, perché le parentesi graffe senza niente dentro crea un nuovo dizionario, che è un'altra struttura dati che vedremo dopo. Se vi serve creare un set vuoto e poi modificarlo, ah, non l'ho detto, ma i set sono come le liste mutabili, quindi si possono riempire mano a mano. Bisogna usare la sintassi set, quindi la funzione set con aperta e chiusa senza passargli niente. Lui così crea un set vuoto. Quindi ricordatevi che le parentesi graffe senza niente dentro creano un dizionario, non un set. I set supportano le operazioni base che si possono fare tra set nella notazione, diciamo così, matematica. Quindi possiamo scrivere set 1 meno set 2, come qua nella slide, facciamo la differenza tra i due insiemi. Possiamo anche fare l'unione dei due insiemi con la barra scritta così, l'intersezione con la AND, oppure con questo operatore qui possiamo ottenere tutti gli elementi che sono in A o in B, ma non in entrambi. Quindi operazioni che possiamo fare tra set
nella definizione matematica, diciamo così. Quindi, in questo caso qui, in questo esempio specifico, ad esempio, set 1 meno set 2 ci dà i valori 1 e 2, perché dal set 1 andiamo a togliere tutti gli elementi che sono contenuti in set 2, quindi 3, 4, 5, 4, qui in realtà ci sono 2, 4, che, no, ci sono 3, 4 che collassano in uno solo, non so perché è scritto così, però va bene. E così via, potete, sono abbastanza logiche queste operazioni tra set. Ok, dizionari. Ci stiamo avvicinando forse agli esercizi, ma comunque. Direi l'ultima struttura dati base che ci offre Python, che vediamo insieme. Che cosa sono i dizionari? Sono una struttura dati che ci permettono di salvarci un insieme di coppie chiave valore, non in sequenza, quindi non ordinate. Come vedete qui, abbiamo un dizionario in cui abbiamo un insieme di coppie, questa è una coppia, questa è un'altra coppia e questa è la terza coppia. Chiave, quello che c'è a sinistra dei due punti, valore, quello che c'è a destra dei due punti. Quindi qui abbiamo un dizionario che ci dice quante gambe hanno i vari animali, direi. Quindi abbiamo ad esempio che il serpente non ha gambe, ovviamente, eccetera. Però la cosa da capire è che appunto quando ci serve avere una rappresentazione di dati che si adattano bene a coppie chiave valore, non lo so, l'esempio più classico è la rubrica telefonica, dove abbiamo nome e numero. Quindi ogni dato non è un dato singolo, ma ci serve salvare un'informazione più strutturata. Beh, i dizionari possono essere la soluzione giusta. I dizionari, non so se li avete visti, probabilmente sì, non lo so, nei corsi precedenti di informatica sono basati sulle hash tables, ok? Le hash table sono delle tabelle in memoria che offrono tutta una serie di vantaggi in termini soprattutto di efficienza. In particolare, aggiungere una coppia chiave-valore, ad esempio un nuovo numero in rubrica, è immediato, ok? Costa poco. Non possiamo in questo corso andare nei dettagli di queste cose, della complessità, eccetera, però sappiate che aggiungere un elemento è istantaneo. È istantaneo anche aggiungere un elemento al fondo di una lista, per carità. Il vero valore aggiunto dei dizionari è che recuperare un valore data la chiave è immediato, proprio perché queste strutture dati sono basate su hash tables e sulle funzioni di hash. Quindi se io ho un dizionario rubrica e voglio ottenere il mio numero, e quindi faccio rubrica, non si chiama così il metodo, ma solo per capirci, rubrica.find di Alberto, quindi la mia chiave, recuperare il mio numero è velocissimo, immediato. Non è immediato, ad esempio, invece, data una lista di nomi, recuperare il mio valore. Tipo fare mia lista.find Alberto. Perché? Perché lui a priori non sa dov'è questo elemento e si deve scorrere tutta la lista per trovare il mio nome. Mentre nei dizionari, grazie alle funzioni di hash, data la mia chiave, immediatamente lui sa la posizione in memoria dove deve andare a prendere il mio numero e restituirmelo. Questo è il grande vantaggio dei dizionari. Cosa comporta questo però? Comporta che le chiavi, quelle per cui ad esempio possiamo cercare i valori associati, devono essere non solo immutabili, ma devono essere, in inglese si dice hashable, non c'è un termine in italiano direi, ma valori su cui è possibile calcolare la funzione di hash. Vabbè,
non stiamo lì a perdere troppo tempo. Quello che vi deve rimanere in mente è che le chiavi, ad esempio, non possono essere delle liste, perché le liste sono mutabili. Quindi le chiavi possono essere stringhe, possono essere numeri, che sono immutabili, ma non possono essere, non possono avere un tipo mutabile. Tipicamente le chiavi sono stringhe, direi, però potrebbe anche capitare che di utilizzare altri valori. E oltre a questo, le chiavi devono essere ovviamente univoche. In una rubrica non posso avere lo stesso nome due volte, ma ne avrò uno solo. Quindi le chiavi non possono avere duplicati. Per creare un dizionario vuoto, eccole qua, usiamo le parentesi graffe. Quindi per fare un esempio veramente banale, rubrica uguale, è un, voglio creare un dizionario, la mia rubrica, dove le chiavi sono delle stringhe, il nome del contatto, e quindi la prima coppia potrà essere Alberto, due punti, il numero di telefono. Questa è una coppia. Adesso abbiamo un dizionario, una rubrica formata da una coppia chiave-valore. Aggiungiamo anche Marco, quindi virgola, Marco, due punti, il numero, e poi Giovanni, due punti, il numero. Abbiamo una rubrica di tre elementi. Ad esempio, possiamo stampare la grandezza, diciamo la lunghezza della rubrica con la funzione len che abbiamo già usato sia per stringhe che per liste, eccetera. Si può usare con tutte le strutture dati. E quindi qui abbiamo, vediamo, una rubrica di tre elementi. Non lo so, mi serve il mio numero, allora posso scrivere print rubrica di, quindi parentesi quadre, la chiave. Al posto di inserire un numero che ad esempio nelle liste corrispondeva alla posizione dell'elemento, qui dico direttamente la chiave di cui voglio ottenere il valore, in questo caso il mio numero di telefono. Eccolo lì, immediato. Vabbè, noi non ci accorgiamo di queste cose, del fatto che una cosa sia immediata e l'altra no, ma se avessimo strutture dati molto molto grandi ce ne accorgiamo. Forse funziona anche così, non sono sicuro, dipende da... no, non credo, no, direi di no. Cancelliamo quello che ho detto. Ok, cosa succede se facciamo questo? Rubrica di Mario. Adesso stiamo provando a recuperare un elemento, una chiave che in realtà non c'è. Io direi che eccola qua. La cosa più probabile che accade, ed è quello che accade, è avere un'eccezione. Quindi se cerchiamo di accedere a un valore che non c'è, lui si arrabbia. Come sempre, le eccezioni è bene, per quanto possibile, evitarle. Quindi prima di accedere agli elementi in un dizionario, è sempre bene controllare che ci siano, che la chiave ci sia. Come facciamo? Con la parolina chiave in. Quindi con una if possiamo dire if Mario in rubrica. Se Mario c'è, allora lo posso prendere, altrimenti non lo prendo e farò qualcos'altro. E infatti ora non ho stampato niente, ma possiamo stampare un messaggio print utente non in rubrica. Pluff. Quindi, prima di andare a prendere un elemento, è bene controllare che ci sia. La in funziona nei dizionari, ma anche nelle liste, nelle stringhe.
Quindi possiamo vedere se un carattere è in una stringa, se un elemento è in una lista, in una tupla, eccetera. Andiamo qui. Abbiamo poi una serie di metodi che possiamo applicare al dizionario. Dizionario.keys ci ritorna una sequenza che contiene tutte le chiavi incluse nel dizionario. Proviamolo. Print rubrica.keys, metodo keys con le parentesi aperte e chiuse a tonda. Vedete, ci ritorna una struttura dati che ha questo tipo, ma non importa, che contiene le liste, la sequenza di chiavi che sono presenti nella nostra rubrica. Ovviamente, se poi noi vogliamo trasformare questa schifezza in una lista, possiamo fare list di quello che ci restituisce lui. No? Manca una parentesi. Sì. Ok, adesso abbiamo recuperato una lista. Meglio, visto che le chiavi sappiamo che non sono duplicate, facciamo direttamente un set. E così via. Possiamo anche, torno a una lista e poi vediamo perché, recuperarci in un colpo solo tutti i valori. Quindi non mi interessano le chiavi, mi interessano solo i numeri di telefono in questo caso. Punto values applicato al dizionario ci restituisce tutti i valori, quindi tutti i numeri di telefono. 1, 1, 2, ok, ci siamo capiti. Perché sono tornato alla lista? Perché in questo caso i valori, a differenza delle chiavi, possono in teoria essere duplicati. Vabbè, con i numeri di telefono è difficile, ma per altre cose possiamo pensare che questi valori siano potenzialmente duplicati. Poi c'è il punto items, che ritorna invece tutte le coppie, una a una, messe in un'altra sequenza. Questo sarà utile poi per ciclare sui vari elementi del dizionario, ma lo vediamo magari dopo. Stampare un dizionario. Come prima, se lo stampiamo brutalmente, print di dizionario, lui ci stampa proprio tutto, quindi incluse le parentesi, gli apici, i due punti, eccetera. Può essere utile in fase di debug, ma poi per l'utente magari no. Come facciamo a modificare invece un dizionario che è mutabile? Non l'ho detto, ma ora lo sapete. Banalmente possiamo far così. Dato questo dizionario qui, possiamo aggiungerci una coppia assegnando con l'uguale un valore a una chiave che scriviamo lì. Ok? Spider non c'era ancora nel dizionario, beh, lo aggiungo dicendo dizionario di spider uguale il valore che mi interessa. In questo modo il dizionario cresce di una coppia. È mutabile, quindi possiamo assegnare un valore a spider, ma se poi non ci piace glielo possiamo modificare. Quindi in questo caso, usando questa notazione qui a sinistra dell'uguale, non andiamo incontro a un'eccezione, perché è vero che spider non c'è, ma noi qui vogliamo crearlo, quindi lui in automatico aggiunge una coppia. Per togliere invece elementi, quindi togliere direttamente una coppia, possiamo usare la parolina chiave del, in questo caso, dato questo dizionario a cui abbiamo appena aggiunto spider, possiamo ritogliere spider facendo del dizionario di spider. Lui cancella la coppia spider 8 in questo caso. Se vogliamo invece
cancellare del tutto il dizionario, farlo ridiventare un dizionario vuoto, dizionario.clear. Quindi il metodo clear pulisce tutto quello che c'è, cancella tutte le coppie e il risultato è avere di nuovo un dizionario vuoto. Ok. Questo l'abbiamo già visto con la rubrica, come prendere un valore da un dizionario usando questa notazione qui, facendo attenzione a controllare prima che il valore, la chiave ci sia, altrimenti riceviamo un'eccezione. Ma l'abbiamo visto prima nell'esempio della rubrica. Abbiamo usato questo metodo qui, quindi se chiave in dizionario lo prendo, altrimenti no. Beh, ci sono anche altri modi, tipo usare il punto get, ma di nuovo al posto di questa sintassi qui possiamo usare, magari la commento solo, if rubrica punto get Mario due punti. Allora, infatti lui mi stampa di nuovo utente non, cancelliamo questo, utente non in rubrica. Che cosa succede? Che cosa fa la punto get? Allora, se il valore c'è, mi ritorna il valore, cioè, scusate, se la chiave c'è, mi ritorna il valore associato. Se la chiave non c'è, mi ritorna non, quindi l'assenza di valore. E l'abbiamo visto la volta scorsa, l'assenza di valore none valutata in un contesto booleano, quindi ad esempio in una if, è false. Ok? È false, e quindi questa if qua non viene eseguita, ma viene eseguita l'else. Ok? Quindi se il valore non c'è, qui è come se avessimo if none. La volta scorsa abbiamo visto che l'assenza di valore, le strutture dati vuote, la stringa vuota vengono tutte valutate come false. E quindi non si entra qui, ma si esegue else. Fatemi solo vedere quanto manca il primo esercizio. Ok, poco. Ovviamente queste prime due lezioni sono un po' più noiose perché dobbiamo introdurre tutto il linguaggio, poi vedrete che faremo esercizi più spesso. I cicli, finalmente. Vabbè, i cicli li avete visti anche, immagino, in C, li vedrete in Java. Qui vediamo sostanzialmente come farli in Python. Abbiamo anche qui essenzialmente il while loop e il for loop. Il while loop esegue un blocco di istruzioni finché la condizione di quel ciclo diventa false. A differenza di altri linguaggi, credo, in Python i loop possono anche avere una clausola di else che viene eseguita quando la condizione diventa false. Direi che non è molto utile, però se lo trovate almeno capite perché, dopo vediamo un esempio. Come in C possiamo uscire da un loop sia while che for con l'istruzione break, se la ricordate, e possiamo invece ritornare il controllo all'inizio del ciclo senza eseguire quello che c'è sotto con la parolina chiave continue, esattamente come in C. Ad esempio, questo è un ciclo while, vedete che di strano c'è una else. Quindi, questo ciclo while, abbiamo una variabile count a cui è assegnato il valore 1, finché questo valore 1 è minore o uguale di 10, il ciclo va. E quindi the count is, eccetera.
eccetera. Count ovviamente viene incrementato di uno ogni volta. Quando arriviamo alla fine, quindi count is 10, che cosa succede? Torniamo su, il count diventa 11, quindi non verrà più un while, ma verrà un nice, chiamando end. Voi mi dite, ma potremmo veramente partire, se andiamo qua, count while 1. Sto ripetendo esattamente quello che c'è nella slide. Int. Ok. Da esattamente quello che abbiamo visto nella slide. Quindi, quando questa condizione diventa false, quindi quando il count qui passa da 10 a 11, torniamo qua sopra, count è 11, non possiamo più entrare nel while, facciamo la else. Voi mi direte, beh, ma io potrei semplicemente far così, no? Togliere la else e il risultato è lo stesso. A cosa può servire quella else? Può servire quando, per qualche motivo, all'interno del ciclo usciamo brutalmente con un break. Tipo se, non lo so, count uguale a 5, senza le parentesi che sono inutili, break. Ora non ha molto senso dal punto di vista logico questo codice, ma è per mostrarvi il comportamento. In questo caso vediamo cosa succede. Mi aspetto che il count vada 1, 2, 3, 4, 5, ma che poi esca brutalmente dal ciclo senza più andare a 6, 7, 8, 9, giusto? Mi seguite fino qua? Vediamo cosa succede. Sì, fino a 4, scusate. Però lui è uscito dal ciclo brutalmente con una break e vedete che però la else non l'ha più fatta. Se io avessi avuto la stessa sintassi di prima senza la end, senza l'else, vedete che la end l'avrebbe fatta invece, perché questa viene eseguita a prescindere da come si esce da questo loop. Quindi la else può essere utile per eseguire qualcosa solo quando si esce in modo normale dal loop, senza una break. Altrimenti, se si esce in modo brutale, la else non viene eseguita. Quindi questa è l'unica differenza tra avere la end qui o averla senza else dopo il ciclo. Di nuovo, dubito che la useremo, però se la trovate è bene sapere perché e come funziona. Va bene, qua è quello che abbiamo fatto adesso. Il for, l'ultimo ciclo prima degli esercizi. Il for loop di solito in Python viene usato per iterare su una sequenza o comunque un oggetto iterabile. Anche nei for possiamo usare break e continue, e anche nei for possiamo avere la else, come abbiamo visto adesso. Però il concetto è che appunto il for lo usiamo per iterare sugli elementi di una sequenza. Ad esempio, for char in stringa hello, ciclo carattere per carattere la mia stringa hello. E posso stampare ogni volta un carattere per volta, ad esempio. Posso fare quello che voglio, però. Quindi, parolina chiave for, la nostra variabile, che sarà riempita ad ogni giro con un elemento singolo, in questo caso, della stringa, che sta dopo la parolina in. Due punti, sempre l'indentazione, e qui ci sta tutto il blocco che facciamo ad ogni giro del ciclo. Ad esempio, in C era molto comune avere dei cicli tipo for in t uguale a 0, i minore uguale di 10, più più, ok? Per fare ad esempio 10 giri.
Come facciamo a farlo in Python? Non abbiamo più questa sintassi, ma possiamo usare la funzione chiave built-in range. Che cosa fa range? Range ci fornisce in output una sequenza di numeri che possiamo ottenere nel modo che vogliamo, però ad esempio se vogliamo fare un ciclo di 10 giri, quando in C l'avremmo fatta con for int i uguale a 0, i minore uguale di 10, bla bla bla, qui lo faremo for i in range con dei parametri che ci restituiscano una sequenza di 10 numeri, da 0 a 10 ad esempio. Quindi la funzione range accetta tre parametri, un po' come lo slice, anzi i parametri sono praticamente gli stessi, a cui possiamo specificare un valore di inizio, inclusivo, un valore di fine, esclusivo, e lo step. Cioè andiamo da 0 a 10 prendendo tutti i numeri o andiamo da 0 a 10 prendendo solo 0, 2, 4, 6 o 0, 3, 6, 9, eccetera. Quindi questa funzione ci ritorna un oggetto, una sequenza iterabile di tipo range, ma va bene. Ovviamente questo range lo possiamo anche convertire in una lista, se ci serve. Ma il concetto chiave è che, eccolo qua, facciamolo, se mi serve fare tot giri, posso dire for i, o il nome della variabile che preferite, in range, supponiamo vogliamo fare 5 giri, 0,5. Il primo è inclusivo, 5 è esclusivo, quindi questa funzione ci restituirà una sequenza con i numeri 0, 1, 2, 3, 4. Questo in C l'avreste scritto for int i uguale a 0, i minore di 5, i più, eccetera. Questa sintassi non c'è più, ma dobbiamo sempre ragionare con sequenze su cui possiamo iterare. Qui il trucco è ci creiamo una sequenza che ci serve con i numeri che ci servono. Se ci aggiungiamo lo step, magari facciamo una cosa, un range un po' più lungo, con uno step 2, quindi da 0 a 9, con uno step di 2. 0, 2, 4, 6, 8. Poi lì dipende ovviamente da quello che si vuole fare. Vabbè, questo l'abbiamo visto. Questo è lo step, ok? Attenzione, come per lo slice, il primo, lo start è inclusivo, il secondo è esclusivo, quindi qui arriveremo fino a 20, ma non a 25. Quando invece può essere utile, iteriamo su una sequenza, ad esempio una lista, la solita nostra lista con Pippo, Pluto, Paperino. Allora, noi possiamo ciclare... Mi scusi? Sì, prego. Nella for, oltre allo start e alla end, lo step è sempre uno? No, come mostrato lo step può essere anche un valore arbitrario, tipo se non mettete niente è uno. Ok? Quindi di default è 1. Se invece mettete un valore, come in questo caso 5, noi prendiamo i numeri di 5 in 5. Quindi qui andiamo da 0 a 24, perché questo è esclusivo, andando di 5 in 5. Quindi 0, 5, 10, 15, 20. Il 25 non più, perché arriviamo solo fino a 24. Ok?
Nel caso di a posto di number, letter, farebbe la stessa cosa? Cioè, sarebbe la A, la B, la C? Ah, per le lettere? Per le lettere, di solito per le lettere hai cicli su una stringa, no? Tipo in questo caso facciamo for char, ma potresti chiamarlo di nuovo i, in una stringa, e quindi char ad ogni giro del ciclo conterrà prima H, poi E, poi L, poi L, poi O. In questo caso non puoi specificare uno step. Volessi ciclare, non lo so, prendere solo certi caratteri, potresti usare ad esempio uno slice. Fai uno slice della stringa che ne prenda solo i caratteri che vuoi, ad esempio i 2 e 2. Ok. Dicevamo, con le liste ad esempio, for i in mia lista. Questo è il modo che vi dicevo prima. Se vogliamo stampare la lista in un modo un po' più strutturato, possiamo ciclarci sopra con un for e stampare elemento per elemento nel modo che vogliamo. In questo caso lo stampiamo direttamente, però vedete non ci sono più le parentesi, non ci sono più gli apici, eccetera. Può venire utile talvolta, oltre ad avere l'elemento, quindi Pippo, Pluto, Paperino, anche avere la sua posizione nella lista. Può servire. Come facciamo con... Se lo trovo... No? Ok. Con la funzione enumerate. Che cosa fa la funzione enumerate? Ci restituisce in un colpo solo sia l'elemento che la sua posizione. Quindi, se noi facciamo così, enumerate mia lista, questa funzione ad ogni giro del ciclo ci restituisce l'elemento, ma anche il suo indice. Quindi vedete, qui ho messo due variabili, perché questa funzione ci restituirà al primo giro 0 Pippo, al secondo giro 1 Pluto, al terzo giro Paperino, 2 Paperino. Vediamo se è vero. Index virgola i. E infatti. Quindi può servire ogni tanto avere sia l'elemento che la sua posizione nella lista. E si fa con le numerate. Questo abbiamo visto. Vabbè, anche per i dizionari ci siamo alla fine di questa prima parte. Possiamo usare il for. Ad esempio, come facciamo a stampare in modo formattato un dizionario? Possiamo usare un for con il punto items. Torniamo qui. Non ho più la mia rubrica, vediamo se riusciamo a ritornarci, ma mi sa di no. Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo la nostra rubrica, Alberto, Marco, Giovanni. Possiamo iterare su questo dizionario andando a prendere volta per volta ogni coppia. Abbiamo... Per questa necessità qui la funzione l'abbiamo vista prima, appunto, items, che ci restituisce ad ogni giro una coppia nuova. Quindi possiamo dire, visto che la coppia è formata da due valori, avrò dopo il for due variabili, k in questo caso sta per key e v per value, in rubrica.items. Quindi rubrica.items ogni volta ci mette, ad esempio, il primo giro Alberto in K e il numero in B, al secondo giro metterà Marco in K, eccetera. E noi con questi valori possiamo stamparli come vogliamo. Print il numero di
virgola K, virgola E, virgola B, ad esempio. Ok? Quindi anche i dizionari sono iterabili, nel senso che possiamo scorrere coppia per coppia. Ok, io direi che... adesso, visto che potremmo fare la pausa alle 2 ore, non dimmi che siamo bloccato, ok. Vi propongo un primo esercizio e poi, anzi, facciamo così, questo lo saltiamo, ma se volete poi ve lo potete fare per conto vostro. Facciamo questo, il secondo che provate. Scrive un programma che prende una stringa dall'utente, ok? E poi con e stampi la frequenza di ogni parola nella stringa. Non so se vediamo. Quindi data una stringa, il nome è Alberto, il nome del mio amico è Marco. Allora, quante volte ogni stringa, ogni parola, scusate, appare nella stringa ottenuta dall'utente e stamparlo. Chiaro? Quindi adesso facciamo questo esercizio, poi lo vediamo insieme, poi facciamo una pausa, poi vediamo l'ultima brevissima parte di teoria con le funzioni e i file e lo facciamo in laboratorio. Ok? Quindi ora avete, non lo so, 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, quanti ce l'hanno fatta? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, qualcuno ce l'ha fatta. Allora, per chi ce l'ha fatta bene, per chi non ce l'ha fatta è normale, assolutamente, bisogna allenarsi a fare esercizi, a velocizzarsi, perché secondo me questo è un esercizietto che dovreste essere in grado di fare in un quarto d'ora, massimo 20 minuti, anche pensando poi all'esame, ok? Magari nella parte di programmazione, che durerà, credo, un'ora circa, avrete 3 esercizietti di questo tipo. Poi dipende un po' come mi sento di farlo, magari invece un solo esercizio un po' più lungo, però in linea di massimo un esercizietto così dovreste risolverlo in un quarto d'ora, 20 minuti. Ora, sì, siamo all'inizio, quindi chi non ce la fate è assolutamente normale, però per darvi un'idea. Proviamo a farlo insieme prima della pausa. Quindi, chi l'ha fatto mi può dire come ha pensato di farlo, se ha usato qualche struttura dati particolare. Cosa? Se vuoi posso dirlo? Sì, 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 dillo pure. Prima di tutto chiedo all'utente un input. Ok, chiediamo prima cosa, ripeto anche per chi è online, la stringa all'utente, va bene. Sì, abbiamo un controllo sull'input per vedere che la stringa non sia vuota, e ripeto che fare i controlli sull'input è sempre bene, evitiamo eccezioni, benissimo. Dopodiché attraverso il la stringa contiene. Ok, quindi possiamo usare, l'abbiamo visto prima, il metodo split, che data una stringa ci restituisce una lista delle parole. Bene. Dopodiché, attraverso la funzione set, ottengo un insieme di parole uniche a partire dalla lista di parole. Ok, usiamo la funzione set per ottenere le parole univoche che ci sono in quella lista che abbiamo ottenuto, va bene? Dopodiché con in ciclo sulla lista di parole uniche. Cicliamo sulla lista di parole uniche, va bene? All'interno di questo ciclo serve una variabile frequenza per l'interno di un'interno di un'interno. Ok,
All'interno di questo ciclo, questo poi in un secondo ciclo che va a citare invece sulla lista di parole. Sulla lista originale. E nel momento in cui a ogni interazione di questo ciclo interno trovo una parola che riguarda la parola del ciclo esterno, aumenti la frequenza di una. E dopodiché, alla fine di questo ciclo interno, passa a andare in un numero. Sì, sì, mi è chiaro. Allora, la ripeto brevemente, la soluzione del vostro compagno. Oltre all'input iniziale, l'utilizzo della funzione split per dividere la stringa in parole, in sostanza l'idea del vostro compagno è di ottenere un set di parole univoche e poi per ognuna di queste parole univoche andare a scandagliare, diciamo così, la lista originale e contare quante volte ogni parola univoca appare nella lista. Soluzione che va più che bene. Ve ne propongo un'altra, così le vediamo entrambe, che è quella di usare un dizionario. Allora, la prima parte è molto simile, quindi otteniamo la stringa dall'utente, stringa uguale input inserisci stringa due punti. Poi di nuovo il controllo dell'input non ci sta mai male, quindi ad esempio if not stringa due punti, anzi facciamo qualcosa di più furbo. Potremmo fare così questo controllo con una if: se non è stringa stampa un messaggio di errore e il programma termina. Ma perché non usare un ciclo e forzare l'utente a veramente inserire una stringa? Cioè, finché non mi inserisci una stringa, io continuo a chiedertela, rompendoti un po' le scatole. Quindi, while al posto della if, not stringa, finché la mia stringa è vuota, io continuo a chiederti, per favore, inserisci la stringa. Quindi, te la chiedo una prima volta. Se tutto va bene, questo non mi serve, passerò oltre. Se per caso tu non me la inserisci, io continuo a girare qui dentro finché non me la inserisci. Magari differenziamo un po' le due. Print. Così poi si vede bene la differenza. Quindi, lo provo solo. Se inserisco subito la stringa, tutto funziona. Se per caso invece premo su invio senza inserire niente, lui, per favore, inserisci la stringa finché io mi stufo e inserisco la stringa. Ok? Quindi è un controllo di errore un po' più furbo che al posto della if usa il while per non far terminare subito il programma. Ok, se arriviamo qui, in questo punto vuol dire che l'input c'è, possiamo proseguire. Allora, come diceva il compagno, sicuramente la prima cosa da fare per qualunque soluzione voi abbiate pensato è dividere questa stringa in parole. Abbiamo visto che c'è una funzione che già ce lo fa, e quindi parole uguale stringa.split. Ok. Adesso, a differenza del vostro... Sì, dimmi. Se io avessi messo parole uguale list, aperta conta, stringa.split, sarebbe stato sbagliato? No. Così dici? Credo sia superfluo, non so se la split ritorna una lista o un altro... Ritorna una lista, quindi è superfluo. Fai due volte il lavoro, ma non dà errore, quindi assolutamente no, non è un problema. Dicevamo, ora... Queste parole ovviamente possono essere anche duplicate. Al posto di dire, ok, prendiamoci le parole univoche mettendo questa lista in un set e poi ogni volta andiamo a ricontrollare la lista originale, io potrei pensare di avere un dizionario in cui le chiavi sono le parole, le chiavi sono per definizione univoche in un dizionario, e il valore è... il numero di occorrenze di ogni parola. E cosa posso fare? Io scorro direttamente una volta sola
le mie parole, tutte, e ogni volta che incontro una parola mi chiedo, ok, questa parola c'è già nel dizionario, se c'è già semplicemente la dovremmo dare uno più dallo stato. Non c'è ancora, beh, allora, aggiungo una copia di quella parola. In questo modo il vantaggio, direi, che è quello che si scorre la lista di parole una volta sola, mentre con la soluzione del vostro compagno, che poteva andare benissimo, la scorriamo ogni volta la lista per ogni parola, quindi è un po' meno efficiente, anche se non ce ne accorgiamo, però... Ah, ok, esatto, quella era una domanda che volevo farti. Esatto. L'altra differenza, ripeto, per chi è online, è che con la soluzione del vostro compagno probabilmente stampava solo il risultato senza salvarlo in una struttura dati, mentre qui andiamo anche a salvare il risultato in una struttura dati e può essere utile se poi su questa struttura dati dobbiamo fare altre elaborazioni. Quindi, in sostanza, mi creo un dizionario inizialmente vuoto, frec uguale dizionario vuoto, poi scorro la lista di parole, for parola in parole, con il ciclo for che abbiamo appena visto, e dico if parola in frec, se questo è il caso vuol dire che quella parola l'ho già incontrata in precedenza, quindi l'avevo già inserita nel dizionario. Quello che devo fare è semplicemente incrementare di 1 il valore associato che in questo caso mi tiene traccia della sua frequenza. Come posso fare? Frec di parola, parola c'è perché sono entrato qui, più uguale 1, se vogliamo la notazione corta. Più uguale è uguale a scrivere, ma anche in C si fa così. Parola. Ok, prendo quello che c'era prima e ci aggiungo 1. Altrimenti, parola non l'ho ancora mai incontrata, è la prima volta che la incontro. E allora dico frec di parola uguale 1. Facendo questo assegnamento qui andiamo ad aggiungere una nuova coppia a cui associamo il valore 1. Se poi la incontrerò di nuovo, quella stessa parola, entrerò poi in questa if passando da 1 a 2, da 2 a 3, eccetera. Alla fine del ciclo for del mio dizionario posso farne quello che voglio, ad esempio stamparlo. Ora lo stampo in modo brutale, anche se è brutto, ma è solo per vedere se funziona. Ad esempio, scriviamo ciao a tutti, ciao ciao, non lo so, clicchiamo su invio e in effetti abbiamo la parola ciao con la sua frequenza 3 volte, la parola 1 e la parola tutti 1. Ok? Quindi grazie alle strutture dati che abbiamo visto, possiamo pensare a come modellare il nostro problema, a cosa ci serve per salvare la soluzione. Ecco, la soluzione del vostro compagno mi fa venire in mente, sempre meglio comunque le cose salvarsele da qualche parte. Okay? Quando un programma vi dice di calcolare qualcosa, evitate di fare la soluzione che stampi solo, ma prima lo salviamo da qualche parte con la struttura dati necessaria e poi possiamo stamparla, modificarla. Domande? Ok, direi che possiamo fare 15 minuti di pausa e poi riprendiamo con la seconda parte della lezione. Ok? Ripartiamo. Scusi, dovevo andare a fare. In questo caso word e nel esempio che ha dato lei parola, quando sì, è che viene dichiarata? Non viene dichiarata,
non c'è bisogno di dichiararla, nel senso viene dichiarata qui direttamente all'interno del for e viene utilizzata. Quindi, ma non c'è bisogno di dichiararla prima. Quindi Python capisce che word si fece alle sì. parole? No, capisce, nel senso riempie questa variabile qui con le parole una per una della lista, ma grazie alla parolina chiave in e alla parolina chiave for, cioè messo in questo contesto qui si comporta in questo modo. Il concetto è che quella variabile word non devi definirla prima, è come se fosse definita lì al volo, direttamente usata. Ok, capito. Il concetto è che ad ogni giro del ciclo word cambia e passa alla parola successiva. Ok. Va bene, prima di fare il laboratorio di oggi, chiamiamolo così, c'è ancora un piccolo step da fare. Parliamo ancora brevemente di moduli e funzioni principalmente. Innanzitutto i moduli. Che cosa sono i moduli? Li ho accennati forse all'inizio della volta scorsa, dicendo che esistono già tantissimi moduli sviluppati da altri sviluppatori che possiamo riutilizzare. E ci sono anche moduli inclusi già nella libreria standard di Python. I moduli sono in sostanza un modo per organizzare logicamente il codice, come se fosse una libreria in C. Sono dei file che contengono del codice Python, possono definire funzioni, variabili, eccetera. E quindi sono come delle librerie esterne che possiamo importare e poi utilizzare. Ad esempio, esiste già nella libreria standard il modulo mat, che contiene tutta una serie di variabili, funzioni matematiche. Ad esempio, possiamo fare con la parolina chiave import, possiamo importare tutto il modulo mat e poi all'interno del nostro programma, questa import va in cima al programma, come le librerie in C, poi all'interno del nostro programma possiamo usare quello che ci offre questo modulo. Ad esempio, mat.p ci restituisce direttamente il valore del pi greco. Ma possiamo avere la funzione per elevare a potenza, la funzione per calcolare il seno, eccetera, il coseno, eccetera. Importandolo così, import mat, quindi import nome del modulo, poi dobbiamo sempre specificare il nome del modulo, punto, quello che vogliamo usare all'interno di quel modulo lì. Di nuovo, moduli ne esistono n.000, c'è la documentazione online, si può vedere che cosa offre, che cosa non offre. In PyCharm, quando scrivete nome del modulo, punto, lui vi apre una finestrella con le varie cose che potete fare e quindi potete anche guardare da lì cosa vi offre quel modulo. Possiamo anche importare, ad esempio, solo parti precise di un modulo. Ad esempio, con questa import qui, che è un po' più complicata, ci dice from, quindi dal modulo mat, importa solo PI, noi importiamo sostanzialmente solo questo. E quindi possiamo usare PI come il valore del pi greco, ma non abbiamo accesso a tutti gli altri metodi e funzioni di quel modulo. Okay? Lì dipende cosa ci serve. Tipicamente se vi serve il modulo mat lo importate tutto e poi usate quello che vi serve. Vi conviene non fare questo perché questo importa troppe cose, tutti i nomi in modo separato. Ma quindi vi consiglio di guardare sostanzialmente solo il primo riquadro dove importate tutto il modulo. Un esempio di modulo, c'è 2 o 3 slide dopo, è quello del modulo random. Ora non stiamo lì a farlo live perché sennò perdiamo troppo tempo, però potete guardarvelo, c'è anche l'esempio sul sito del corso, ok? Tra gli esempi c'è il codice riportato anche qui nella slide.
Vedete, qui faccio la import di un modulo che si chiama random e, come dice il nome di questo modulo, ci permette di tirare a caso le cose, nel senso di creare, non so, tirare a caso un numero, oppure, come si vede qui, mischiare una lista in modo casuale, tipo un mazzo di carte lo mischio. Come si fa? Vabbè, mi crea una lista, in questo caso si crea una lista a partire dal range che abbiamo visto prima. Range 10, che cosa fa? Crea una sequenza di numeri da 1 a 9 o da 0 a 9. Perché qui non è specificato. Mi sembra che il corpo non si specifica la vita, ma sia un problema. Proviamo. No, no, può essere. Come sempre, anch'io mi ricordo le cose a memoria, quindi la soluzione migliore è provare. Numeri uguale range di 10. Print numeri. No, devo fare una lista. No, da 0 a 9. Ok, quindi non abbiamo specificato il valore iniziale, che è quindi parte di default da 0, 10 esclusivo da 0 a 9. Ok? In sostanza, il programma che vediamo qui cosa fa? Prende questa lista da 0 a 9 che abbiamo creato con range e, facendo uno shuffle di questa lista, la mischia. Mischia i valori un po' a caso. E quindi il risultato è avere una lista di numeri che saranno, che ne so, 9, 8, 0, 2, 1. Poi si possono fare cose anche più complicate, ma non starei lì a perdere troppo tempo. Se siete interessati o vi servirà usare random nei vostri esercizi, c'è l'esempio, c'è la documentazione e potete guardare. Penultimo step, i file. Immagino che in C abbiate anche scritto dei programmi che leggono e scrivono su file di testo, credo. Ok, si può fare ovviamente anche in Python. Come? Allora, a partire da un file name, ad esempio qui myfile.txt, il primo passo da fare per leggere ad esempio questo file è aprirlo. Quindi con la funzione che esiste built-in open, a cui passiamo il nome del file, apriamo questo file e salviamo il riferimento in una variabile che ho chiamato qui txt. Poi lo possiamo leggere. Ad esempio, qui ho usato una print un po' particolare, ma si può fare anche in altri modi. Comunque, si può leggere il file tutto insieme con un appunto read, ad esempio. Quindi print txt.read, mi legge tutto il file, è messo nella print, appunto me lo stampa sulla console. Poi magari facciamo anche un esempio. Possiamo anche scrivere, ovviamente, nel file. Vedete che qui passo il file name alla funzione open, ma in aggiunta, qui non avevo specificato niente nella open, in aggiunta qui lo apro in lettura, con la W come secondo parametro. Vuol dire apro il file sapendo che poi andrò a modificarlo. Come faccio a scrivere una stringa nel file? Ad esempio target, che è la variabile che prima avevo chiamato txt, qua target, punto .write, e scrivo una stringa che voglio aggiungere al mio, scrivere nel mio file. In questo caso la write credo che sovrascriva tutto l'intero file. Credo ci sia anche la funzione append per inserire una riga al fondo, poi magari lo proviamo. Cosa importante, dopo aver letto, scritto il file, eccetera, è importante sempre chiuderlo. Quindi la mia variabile, che contiene il riferimento al file, punto close. Allora, facciamo un esempio. Ovviamente, lavorando con i file e anche con i moduli, in realtà, è un po' più difficile fare
anzi, non si riesce a fare gli esercizi su REPL online, dobbiamo farlo da PyCharm. Allora, io mi apro PyCharm, è già aperto, creo un nuovo progetto, chiamiamolo esempio file, con un virtual environment, va bene, this window. Ok, lui mi ha creato un file main di default, come abbiamo visto la volta scorsa, possiamo cancellarne il contenuto, e qui nel file main andremo a scrivere il nostro codice. Supponiamo di voler avere anche un file txt dove andiamo a leggere e scrivere del contenuto. Allora, se guardiamo le slide, io qui come file gli ho passato un path name relativo, nel senso non c'è tutto il path cib, punti, slash, documenti, slash, bla bla bla, ma c'è solo il nome del file. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo file, in questo caso, per essere aperto, deve essere ovviamente nella stessa cartella dell'altro file, perché altrimenti se fosse in un punto diverso avrei dovuto specificare tutto il path name. Ok? Quindi se vogliamo usare il nome del file e basta, è bene che il file stia nella stessa cartella del progetto che ho, dove ho il mio file Python. Quindi, ad esempio, potrei fare tasto destro sul progetto, quindi sulla cartella, new file, in questo caso creiamo un file txt, chiamiamolo, che ne so, myfile.txt. Ok, ho creato un file txt nella stessa posizione del mio file Python. A questo punto, scriviamo anche magari qualcosa, tipo prima riga, se l'ho bloccato. Ok, no, bloccato. Ci vuole tanta pazienza. Chi è online continua a vedere lo schermo o di nuovo crashato? No, no, lo schermo si vede. Ok. Allora è proprio PyCharm che è lento. Ok, è ripartito, bene. Prima riga, seconda riga. Ok, questo è il mio file txt. Lo salvo, control S, o file salva, e torno nel mio main. Allora, qui posso, dicevo, aprire il file e salvarne il riferimento in una variabile. txt uguale open myfile.txt. Ok, lo posso fare perché il file è nella stessa cartella. Poi posso dire print, che ne so, txt.read. Se lo voglio leggere tutto in un colpo solo. Dopo averlo letto, dopo aver fatto tutte le mie elaborazioni, è sempre importante fare txt.close. Vediamo un po'. Ok, era sopra. Eccolo qua, vedete, con la read mi ha stampato sulla console tutto il contenuto del file. Se lo voglio aprire in scrittura per aggiungerci magari una riga, quello che posso fare è aggiungere un virgola W tra apici come parametro. Questo mi sta a dire, ok, voglio aprire il file in scrittura. Allora, prima di fare la print, potrei dire txt.app, non so se è append, vediamo, terza riga, vorrei aggiungere una terza riga in fondo al file, ma non c'è l'append, non mi ricordo la sintassi giusta, poi andiamo a vederlo. Se faccio write, la mia paura è che sovrascriva l'intero file.
Sì, ok. Ovviamente un file se lo aprite in scrittura poi non potete leggerlo. Okay. Ah, giusto, grazie. Per fare l'append, al posto di aprirlo in lettura con la W, basta aprirlo in scrittura, scusate, basta aprirlo in scrittura con la A. Vuol dire che tutte le write saranno appese, diciamo così, in coda. Dicevo, purtroppo non si può leggere e scrivere il file. Se lo apriamo in scrittura scriviamo, se lo apriamo in lettura leggiamo. Quindi dobbiamo prima scrivere, chiuderlo e poi riaprirlo in lettura per poterlo poi leggere. Print txt.read txt.close. Vediamo se effettivamente ci aggiunge una terza riga in fondo. Terza riga, sì, perché prima me l'ha cancellato. Credo, eh? Riproviamo. Scriviamo di nuovo prima riga, seconda riga. Salviamo il file. Ok, funziona. Prima riga, seconda riga, poi mi sono dimenticato di aggiungere la capo, però comunque terza riga l'ha aggiunto in fondo. Se voglio fare le cose per bene, torno qua, ricancello terza riga dal file di testo, salvo e aggiungo ad esempio uno slash n prima di aggiungere la riga per andare a capo in questo caso, perché la capo non c'era. Vado, ok, prima riga, seconda riga, terza riga e di qua nel file ovviamente ho anche la stessa cosa. Posso anche leggere una riga per volta, può essere utile. Se voglio leggere una riga per volta, un po' come per le sequenze, avrò bisogno di un for. For riga in txt, ora una bella domanda, mi sembra sia split lines, ma non ne sono così sicuro, proviamo. Print riga. Non me lo ricordo, andiamo a vedere se ce l'ho qua, non ce l'ho qua, read lines forse, read lines, ok, sì, è read lines, ora me ne aggiunto un po' perché ovviamente oltre a fare la read ha rifatto la write. Comunque, con read lines possiamo leggere una riga per volta e farne quello che vogliamo. E questi sono i file. Avrete modo di vederli anche nell'esercizio che facciamo tra poco. Eccezioni. Abbiamo visto che spesso ci è capitato di vedere il programma che si pianta a causa di eccezioni. Le eccezioni sono degli errori che sono catturati, diciamo così, durante l'esecuzione del programma dall'interprete Python. Le eccezioni che non sono gestite, purtroppo abbiamo visto, stampano un messaggio bruttissimo in rosso e più che altro stoppano, fanno crashare il programma. E quindi questo dovrebbe capitare il meno possibile. Quindi è sempre bene gestire le eccezioni. Abbiamo già visto un po' di controllo errori, ora vediamo come migliorarlo. Vabbè, ci sono eccezioni di vario tipo, tipo se provate a dividere qualcosa per zero vi darà questo tipo di eccezione. Abbiamo visto ad esempio la key error, se provate ad accedere a una chiave di un dizionario che non c'è. E ci sono vari tipi di eccezioni e messaggi. Come facciamo a gestire le eccezioni? Beh, un modo è quello che abbiamo già visto, far sì che non accadano. Quindi controllare l'input e assicurarci che l'input sia ben fatto. Spesso però è un po' difficile a priori avere bene in mente tutti i possibili casi che possono capitare. Ora, controllare se una stringa è vuota oppure no va bene, ma ci potrebbero essere input più complicati oppure input più di un input insieme, la cui combinazione deve essere fatta in un certo modo,
e quindi può essere complicato a priori dire, forzare l'utente a seguire un determinato percorso. L'altra opportunità è quella di provare a fare le cose, quindi, che ne so, fare un'operazione su una lista senza controllarne il contenuto, io ci provo, ma se capita un'eccezione, catturarla nel codice e eseguire del codice che possa, non lo so, ripristinare lo stato del programma o possa comunque fare qualcosa di utile. Quindi sono due approcci diversi. Spesso sono mischiati, cioè quando l'input è facile da controllare, lo controllo come abbiamo visto fino ad adesso. Quando non sono sicuro, inserisco le operazioni che faccio in un try except. In altri linguaggi si chiama try catch, qua try except. Il concetto è questo. Dentro al blocco try, quindi vedete qua c'è try due punti, dentro al blocco try metto le istruzioni che devo fare e che potenzialmente potrebbero darmi dei problemi, tipo, non lo so, lo slice di una lista, l'accesso a una chiave di un dizionario, eccetera. Avendolo inserito però in questo blocco try, se per caso succede un problema, si scatena un'eccezione, il programma non si pianta, ma viene rediretto a quello che c'è nell'except, nel blocco di except, all'interno del quale noi possiamo fare gestire l'eccezione, che può andare dallo stampare un messaggio di errore al riempire noi l'input al non lo so. Possiamo avere tanti blocchi except, uno per ogni tipo di eccezione, cioè quello che voglio dire è questo. Qui abbiamo un blocco try except in cui l'unico except è un value error. Quindi qui dentro, in questo programmino qui, noi riusciamo a catturare solo le eccezioni di tipo value error. Se per caso capitasse un'eccezione di un altro tipo, noi purtroppo qui non la catturiamo e il programma si pianterebbe. Però possiamo avere più di un except, uno sotto l'altro, con le varie eccezioni che vogliamo catturare. Questo è il concetto chiave del blocco try except. Quindi dobbiamo stare attenti a catturare le eccezioni giuste. Qui catturo un value error e basta, perché so che l'unica eccezione che si può verificare qui è un value error, che capita quando provo a convertire in intero, vedete che qui c'è la funzione int, ad esempio una stringa o un qualcosa che non è un numero. Quello scatena un value error e c'è solo quella linea di codice lì, quindi sarà per forza una value error. Possiamo anche generarle noi le eccezioni, oltre che catturarle. Quindi un altro pattern di programmazione è: quando mi accorgo che qualcosa non va, quando c'è un errore, al posto di stampare un messaggio di errore lancio un'eccezione, raise value error, sapendo però che questa eccezione sarà catturata magari da qualcun altro, ad esempio da chi ha chiamato questa funzione. Quindi in sostanza deleghiamo qualcun altro a gestire il nostro errore. Diciamo che lavorare con le eccezioni è il modo standard di lavorare, diciamo così, per rendere il codice più leggibile, più manutenibile anche. Quindi con la parolina chiave raise, il tipo di eccezione, una value error ad esempio, tra parentesi tonde il messaggio che vogliamo far accompagnare l'eccezione. Se nessuno la cattura, il programma si pianta ovviamente. La istruzione di with, a che cosa serve? La vedremo più che altro con i file. È usato per gestire le eccezioni e rendere il codice più pulito,
La parolina with serve ad assicurarsi che alcune azioni vengano eseguite anche se si scatena ad esempio un'eccezione. L'espressione che viene inclusa dopo il with in particolare deve supportare delle operazioni che si chiamano di enter e exit. Nel caso del file questo corrisponde a aprire e chiudere il file, ma vediamo un esempio che chiarisce subito meglio quello che sto dicendo. Vediamo qui, abbiamo un blocco try except e nell'except catturiamo l'eccezione file not found error. Perché questo? Perché la open, cioè aprire un file, se io passo a questa open un nome di un file che non esiste, ovviamente lui non sa cosa aprire e di conseguenza scatena un'eccezione di tipo file not found. Quindi, quando apriamo il file, noi catturiamo questo tipo di eccezione in modo tale che se per caso passiamo a questa open un file che non esiste, il programma comunque non si pianta. Vedete che qui lo apriamo in un modo un po' diverso. Prima lo aprivamo così, nome variabile uguale open. Con la with l'apriamo così, with open, esattamente come prima, as la variabile. Quindi la variabile non è più all'inizio, ma è al fondo. Dopo la as, non c'è più l'uguale. Il bello di questa espressione qui è che il file viene chiuso in automatico, grazie alla with, anche se si scatena un'eccezione per qualche strano motivo durante il codice. Quindi questo è il vantaggio principale di avere questa with. La useremo appunto principalmente con i file, quindi with la open, as la variabile, due punti, e tutto spostato a destra l'intero blocco che farà uso della variabile myFile, in questo caso. Ok, giuro, ultimo argomento di oggi, le funzioni. Allora, sì, dimmi, c'è una domanda. Sì. Ok, allora, dunque, c'è di sicuro il modo di catturare tutte le eccezioni, cioè avere un'unica except che catturi tutti i tipi di eccezioni, un po' come in Java, non so se lo vedrete, ma c'è try catch, e se nel catch mettete ad esempio exception o un altro nome che non mi ricordo, in sostanza la classe padre di tutte le eccezioni, voi in un solo colpo catturate tutte le eccezioni. Questo si può fare anche con Python. Non mi ricordo se c'è un blocco per eseguire codice anche se non viene scatenata nessuna eccezione. Questo sinceramente a memoria non lo ricordo. C'è di sicuro anche qua. Probabilmente anche finally, comunque al massimo poi controllo, ma a memoria non ricordo. Dicevamo funzioni, che saranno il vero argomento delle prossime due lezioni per la programmazione funzionale, quale accenniamo solo e vediamo un po' come definirle, poi capiremo meglio come sfruttarle. Vabbè, che cosa sia una funzione penso che lo sappiate tutti. No? Un modo per organizzare del codice, un pezzo di codice che io definisco da qualche parte e poi posso riutilizzare n volte all'interno dei miei programmi. Come facciamo a definire una funzione in Python? Con la parolina chiave def. Quindi def, nome della funzione, parentesi tonde, all'interno delle quali posso metterci i parametri. In questo caso è una funzione che non ha parametri. Due punti, e poi tutto indentato a destra il contenuto della funzione, quindi una serie di linee di codice che dicono quello che fa quella funzione. Ovviamente una funzione definita, def say hello,
una funzione definita e basta, ovviamente non fa niente. Cioè, se io eseguo il programma, questo non stampa niente, perché io la funzione l'ho definita ma non l'ho mai usata. Per usarla, poi a un certo punto nel mio codice la invocherò. Ad esempio, sello, qui è facile perché non ha nessun parametro, quindi aperta chiusa, qui la sto chiamando la funzione e quindi la vado ad eseguire. Sello. Questi concetti base sulle funzioni mi sembrano abbastanza chiari. Nota bene, in Python anche le funzioni sono un oggetto. Quindi il nome di una funzione in sostanza è una variabile che punta a un oggetto di tipo function. Ora non so se ho ancora... Sì, Python tutor è aperto. Quindi se io definisco la mia funzione say hello in Python tutor... E visualizzo questo codice, vedete che in memoria abbiamo la variabile say hello, che è un riferimento a una funzione, che è un oggetto di tipo function, che sta in memoria da qualche parte. Quindi in Python tutto è un oggetto. Differenza con il C, ad esempio, ma anche il Java. Nel prototipo della funzione, quindi qui, quando specifichiamo dei parametri che possiamo passare, tipo chiamiamola say name, una funzione a cui passo un nome e lei ne fa la print, ad esempio, name, print name. Vedete che nel prototipo della funzione non c'è il tipo del parametro, c'è solo name, ma dovremmo già aver imparato che appunto Python è tipizzato dinamicamente. Quindi questo say name la possiamo invocare con una stringa, ok? Passandogli, quindi sto passando un parametro che viene associato a questo name, ma posso passargli anche un numero. E lui fa semplicemente la print. Gli argomenti possono essere passati sia in modo posizionale o con keyword e possono esserci valori di default. Vediamo se abbiamo qualche esempio. Sì. Allora, guardiamo qua. Abbiamo una funzione definita fn che accetta tre parametri, A, B e C. Cosa fa? La funzione semplicemente li stampa, print A, B, C. Allora, noi possiamo passare i parametri in modo posizionale, ad esempio qui gli passiamo 1, 2, 3, quindi 1 sarà associato ad A, 2 sarà associato a B e 3 sarà associato a C. Ok? Ma possiamo anche usare il nome dei parametri che abbiamo nella definizione come delle keyword. Tipo, qui passiamo 1, che sarà associato ad A, ma poi riempiamo, diciamo così, prima il valore C, dicendo C uguale a 8. Quindi questo C qua viene associato al valore 8, e poi B uguale a 3. In sostanza con 1, C uguale a 8, B uguale a 3, stamperemo A, 3 e 8. Ok? Sono un modo diverso di passare i parametri. Stessa cosa facciamo qui. Possiamo anche avere dei valori di default, cioè, guardate qua, all'interno della definizione stessa, io dico che ci sarà un parametro A, e va bene. Poi ci saranno B e C. Se per caso chi mi chiama non mi dà i valori di B e C, questi valori saranno di default 7 per B e 5 per C. Questo ci fa capire che noi potenzialmente possiamo chiamare una funzione che accetta tre parametri con un parametro solo. Non è obbligatorio passare tutti i parametri. In questo caso
se gliene passiamo solo uno, gli altri due assumeranno questo valore di default, 7 per b, 5 per c. Quindi, se noi chiamiamo la funzione con 1, 2, 3, avremo i valori 1, 2, 3. Ma se noi chiamiamo la funzione, ad esempio, 1, 2, alla linea 7, avremo a che vale 1, b che vale 2 e c che vale 5, col suo valore di default. Va bene, poi possiamo anche passare argomenti in modo un po' diverso. Ad esempio possiamo passare argomenti tramite un oggetto iterabile con l'asterisco. Quindi qui questa questa range ci darà i valori 0, 1, 2 e quindi andrà bene per funzioni che accettano tre parametri, ad esempio. Ancora più strano, possiamo passare argomenti come un dizionario, ma direi che potete guardarlo. Sì. Questo qua? Allora, possiamo, supponiamo di voler passare, abbiamo una funzione che accetta tre parametri, come quella di prima, no? ABC. Noi vogliamo passargli i valori 0, 1, 2. Allora, noi potremmo scrivere fn, aperta parentesi, 0,1,2, giusto? Questo è solo un altro modo di farlo, lo facciamo tramite range. Questa range qua ci restituisce una sequenza di numeri che va da 0 a 2, 0, 1, 2. E quindi poi lui li espande sui tre parametri. Ovviamente dobbiamo stare attenti che il numero di parametri sia esatto. Perché? È vero che noi possiamo passare meno parametri di quelli che vengono definiti, ma se proviamo a passarne di più, lì andiamo incontro a un'eccezione. Passassimo i parametri attraverso il dizionario. Sì. I dizionario devono essere uguali ai parametri formali, ai nomi dei parametri formali che abbiamo definito nel prodotto della funzione. Sì, direi proprio di sì. Esatto, BCA infatti qui ho, quindi credo si riferisca all'esempio qua. Ok, okay. Va bene, quando definiamo una funzione possiamo anche già direttamente definirla in modo tale che accetti, guardate qui, due parametri AB e poi una serie di altri parametri di lunghezza arbitraria. Cioè questa funzione, manyArgs, può potenzialmente ricevere tanti parametri quanti gliene mettiamo in input. Proprio perché, vedete, ha come ultimo parametro un parametro con questo asterisco qui che ci dice tutto quello che c'è in più, raggruppalo in una tupla, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, quindi l'1 è associato ad A, il 2 associato a B, tutto quello che gli mettiamo dopo viene raggruppato in una tupla chiamata other args. Quindi questo è l'unico caso in cui possiamo avere funzioni a cui possiamo passare n parametri tutti insieme. Si può fare anche con un dizionario, anche qui non è, direi che non è importante, se volete potete guardarlo. A differenza anche di C, qui in Python una funzione può addirittura ritornare più di un valore. Ad esempio, questa funzione qui, build greetings, ritorna, vedete, una tupla con due valori. E io posso espandere questa tupla, cioè prendere i due valori di ritorno in questo modo. Quindi possiamo ritornare valori multipli. Questo lasciamo perdere e questo lo vediamo la prossima volta. Ok, questa era un'infarinatura sulle funzioni che dovrebbe avervi fatto capire come, almeno come si usano. Dimmi. Io non ho capito come posso accedere a più parametri. Ok.
facciamolo magari. Allora, io qui definisco una funzione che accetta un nome e poi una serie di altri nomi opzionali, da 1 fino a n. Allora, se io scrivo say name e gli passo un solo parametro, lui mi stampa il parametro che gli ho passato, poi vedete che c'è questa roba qui, diciamo così, che è vuota, e stampa due parentesi tonde vuote. Le parentesi tonde identificano una tupla. Quindi da qui capiamo che tutto quello che aggiungiamo, tutti i nomi che aggiungiamo in più, vengono trasferiti in una tupla. Quindi... cosa succede qui? Abbiamo il primo parametro, name, che viene stampato da solo, e tutto il resto che viene impacchettato in una tupla chiamata other names. Volendo, su quella tupla lì, io posso fare un for, ad esempio, for n in other names, due punti, print n. Vedete, ora li stampo separatamente. Quindi avere un'insorto che posso usare un po'. Esatto, sì. Ok, direi che per oggi... Sì? Se dai parametri formali di una funzione, indico che debba impacchettare il condizionario, sì? Chiamando la tutte le tue parametri, non posso passare con parametri di pivot. Allora... quindi stai parlando di questo caso qui. Non avrei potuto chiamare in funzione meglio con 1,2,4. No, perché non gli stai passando una coppia chiave valore. Esatto. Sì, devi avere. Sì, direi proprio di sì. Esatto, esatto. Poi, dopodiché. Possono servire più che altro se li vedete in qualche codice, difficilmente andremo a usare, conviene spesso usare il passaggio di parametri normale, però. Ok, fine di direi Python Basic, cioè una piccola parte, le ultime 4-5 slide che vedremo la prossima volta, che però è un concetto importante anche per la parte funzionale, quindi lo lasciamo per la prossima volta. Nel tempo che ci rimane, purtroppo non tanto, ma va bene, vi propongo di fare il secondo, chiamiamolo, laboratorio, che trovate online, che ho chiamato To Do Manager. È un esercizio, sono due esercizi in realtà, ma soprattutto il primo è più lungo rispetto a tutti quelli che abbiamo fatto, quindi probabilmente non riuscirete a finirlo qui, ma potete continuarlo a casa. Quindi è un esercizio unico in cui vi si chiede di, sulla base di tutto quello che abbiamo visto, creare un to-do manager, in pratica una lista di task, di cose da fare per l'utente, in cui l'utente può inserire le cose da fare, può vedere le cose che ha inserito, può cancellarne qualcuna, può stamparle, eccetera. Quindi l'esercizio 1, 2 e 3 compongono questo to-do manager. C'è l'esercizio 1, che è il to-do manager base, poi gli aggiungiamo la funzionalità di salvare anche i task inseriti su un file, e poi gli aggiungiamo anche la possibilità di cancellare cose da fare, task. L'idea è di avere un menu interattivo, ok, su console, quindi il programma non deve terminare subito, ma ti deve proporre un menu chiedendoti, ok, cosa vuoi fare? Premi 1 per aggiungere un task, premi 2 per visualizzare la lista di task, premi 3 per stamparla, no, stamparla già detto, per, non lo so, far qualcos'altro. Quindi l'utente preme, fa l'operazione e poi il menu viene ristampato.
finché non premi ad esempio 4 per uscire o ESC per uscire, ok? Questo è il concetto. Poi c'è l'ultimo esercizio, l'esercizio 4 invece, che è sempre sullo stile di questo, ma è da fare da zero, ok? Quindi è un nuovo programma. Domande? Ovviamente qui, lavorando anche con i file, nel punto 2, vi conviene farlo con PyCharm, perché appunto dovete creare un progetto e mettere il file nella stessa cartella del progetto. Io giro, se avete bisogno alzate la mano, chi è online può scrivere nella chat o parlare al microfono. Ripeto, non credo che riuscirete a finirlo adesso, ma potete finirlo a casa, poi entro la prossima settimana metterò anche una soluzione online. Questo chiude un po' la parte di Python Basic, vi fa utilizzare strutture dati, funzioni, eccetera, e poi della prossima volta passiamo all'argomento successivo.